Carissimi, ogni azione liturgica trova il suo fondamento nella parola celebrata attraverso la sua proclamazione e meditazione, perché si incarni in noi e risplenda come un faro nei luoghi dove Dio, accompagnandoci, ci invia. C'è una storia umana che siamo chiamati a conoscere per fare memoria e imparare a costruire un'umanità nuova e nel contempo diversa proprio alla luce del passato, perché quella storia fa ormai parte di un presente che ci proietta al futuro. Ma c'è una storia della salvezza che continua nel tempo di Dio, alla quale di generazione in generazione siamo chiamati, e di essa nutrirci con lo stesso desiderio e passione di chi, avendo fatto esperienza diretta dell'incontro con il Signore, del tempo e della storia, Gesù Cristo ci ha preceduto. È la storia dell'incarnazione che oggi più che mai rivela e mostra il venire di Dio in questo momento e qui, il Dio con noi. Se guardiamo la storia dell'umanità attuale, cogliamo come questa vive la crisi di un amore frantumato dall'egoismo, dall'opportunismo, dall'ingiustizia, dalla guerra, di una fraternità che degenera in divisioni perché l'io non è capace di incontrare il tu ed entrare in quella fecondità del noi, capace di spezzare ogni spirale di odio e violenza. E quanto succede anche nella Chiesa, purtroppo, quando gli interessi personali prevalgano su quelli comunitari. E nonostante ciò, cogliamo l'amore grande, passionale, di Dio verso la sua sposa, che a volte trova tiepida e disincantata. Una sposa che dai suoi figli ha bisogno di continue cure per essere sanata dalle tante malattie che come lebbra rendono impuri la mente e il cuore. E quanto abbiamo sentito nella prima lettura, in concomitanza con la festa della Madonna di Lourdes, alla quale Monsignor Biagio Colaianni è particolarmente devoto e che quest'anno coincide con la Domenica. La stessa scelta della data di ordinazione con il Vespro ha avuto questo fondamento mariano. Il Signore vuole guardare ognuno di noi negli occhi per ripeterci la più bella e meravigliosa dichiarazione d'amore. Tu sei prezioso ai miei occhi. Lo dice in modo particolare a te, carissimo Don Biagio, perché i tuoi occhi, soprattutto ora, da vescovo, diventino più limpidi e pieni della luce di Dio. Da pastore della chiesa di Campobasso Boiano, dove vieni inviato, sei chiamato a guardare la sposa di Cristo, che è anche tua, e facendoti sua voce, ripetere ad ognuno singolarmente e a tutti comunitariamente, tu sei prezioso agli occhi di Dio, di conseguenza anche ai miei. Nei tre uffici che il ministero episcopale impone, cosiddetti tria munera, insegnare, annuncio, santificare, celebrazione, governare, comunione e carità, si ascolta la voce dello Spirito a scegliere come convertire il cuore e i suoi gesti all'azione di colui che ha chiamato a rendere presente Gesù oggi. In questi tre uffici viene superata la prospettiva dei poteri e della visione gerarchica della Chiesa e recuperata la dimensione di evangelizzazione in una continua tensione feconda come la dimensione sacramentale e comunionale della Chiesa.
In tutto questo il Vescovo è nella Chiesa e per la Chiesa a lui affidata punto d'incontro e di comunione fraterna, punto di fuga, di unità, pluralità e complementarietà ministeriale. Nella prima lettura ci viene presentato l'atteggiamento che il popolo doveva assumere verso chi aveva contratto la lebbra, allontanarlo dalla vita sociale e religiosa e destinato così a una morte lenta e infamante, in quanto la malattia era considerata conseguenza del peccato. Questo è quanto prescriveva la legge. Il brano del Vangelo racconta l'incontro di Gesù con un lebbroso. Questi va incontro al Maestro e Signore, rompendo ogni schema proibito. Si fida di Lui perché percepisce che è l'unico che non lo giudica. Una scena drammatica e commovente. Ognuno dei due va incontro all'altro fino al contatto fisico che guarisce la carne e lo spirito di chi era ritenuto peccatore, quindi non meritevole di stare in comunità e della pietà e misericordia. Gesù lo tocca, andando contro ogni prescrizione di una legge discriminatoria, e lo guarisce. Lo voglio, sii purificato. E così, secondo le norme religiose del tempo, si contagia con il peccato, diventa impuro pur di prendere su di sé la sofferenza dell'uomo. La cosa straordinaria è esattamente questa: attraverso il contatto fisico è l'uomo che viene contagiato dall'amore di Gesù. Ognuno di noi potrà dire di conoscere per davvero Dio solo se ha fatto una scelta: lasciarsi toccare da Lui e toccarlo a sua volta. Bisogna permettere all'altro di contaminarci con la potenza dell'amore divino che guarisce e cambia la storia personale e comunitaria. Come Dio ci ha creati, plasmati e amati, così il ministero episcopale deve essere espresso in questo servizio a favore di ogni creatura, perché sia plasmata e amata, consapevole di avere sempre davanti uomini e donne che chiederanno di essere guarite con quella grazia divina che la pienezza del sacerdozio fa esprimere nella gratuità. Questo è quanto ti dice, carissimo Don Biagio, colui che ti ha chiamato. Questo è quanto esige il tuo ministero episcopale. Se tanta è la premessa, il seguito diventa ancora più responsabile e impegnativo, nella piena coscienza che tu appartieni al Signore che ti ha scelto, chiamato e inviato, così come ti appartiene il popolo che ti è stato affidato. In una sorta di familiarità e autorevolezza ti sentirai incoraggiato a non avere paura di toccare i nuovi lebbrosi della nostra storia. D'altronde, la paura blocca il rapporto con Dio, con il presbiterio e con i fedeli. Chi in un modo, chi in un altro, viviamo un tempo in cui siamo contagiati dai virus contro l'umanità e la spiritualità, così fratricidi, pieni di pregiudizi e di ingiustizie, di discriminazioni e di guerre. Mi ritorna in mente una frase del profeta Isaia che dice: «Se dovrai attraversare le acque, sarò con te, i fiumi non ti sommergeranno, se dovrai passare in mezzo al fuoco, non ti scotterai, la fiamma non ti potrà bruciare». Ricordati che sei rivestito della grazia di Dio e che sarai sostenuto sempre dalla potenza dell'amore divino nel mentre devi fare i conti con la carne di tutti che, come acque
impetuose in alcuni momenti e fiamme di fuoco si abbatteranno su di te. Tu sai che la legge di Gesù è quella dell'amore, l'unica che rivela il vero volto di Dio che guarisce la vita. Per il Signore l'uomo vale più di qualsiasi altra legge o pregiudizio. Ogni forma di discriminazione, legalizzata o meno, viene annientata, abbattendo steccati e barriere che l'egoismo umano ha innalzato. E proprio in questi momenti Dio dilata gli spazi dell'amore, rafforzando la fecondità di ogni ministero, del tuo ministero. Un secondo aspetto importante da sottolineare ci viene offerto da San Paolo nella seconda lettura. Ciò che unisce Paolo alla sua comunità è il Vangelo che ha annunciato e che deve continuare a proclamare. Entrambi, Paolo e la comunità, trovano il fondamento della loro fede nell'annuncio della risurrezione dei morti. L'annuncio della salvezza trova nella passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo la sua forza e certezza, purché non sia manipolato per interpretazioni personali o convenienti. L'ortodossia della fede, espressa nella professione di fede che fra poco faremo, va salvaguardata e preservata in tutta la sua genuinità in modo immutabile nel tempo. Paolo ci tiene a sottolineare: a voi infatti ho trasmesso innanzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. Nella tradizione apostolica ciò che è stato ricevuto viene trasmesso, custodendolo con fedeltà. Sottolineo un solo dato che mi sembra estremamente importante. La risurrezione di Gesù è una realtà storica di cui solo chi ne ha fatto esperienza è capace di esserne testimone. È esattamente nella vita degli apostoli che Gesù si è mostrato vivo dopo aver distrutto la morte, tant'è che gli stessi predicano e divengono garanti della fede. Carissimo Don Biagio, anche tu, come gli apostoli, come Paolo, da oggi avrai questo dolce e gravoso impegno nell'annunciare il cuore della nostra fede, aiutando ogni fedele, ogni sacerdote, ogni diacono, ogni religioso e religiosa ad essere coerenti testimoni della parola che diffondono e del credo che professano. E svolgerai la tua missione nella piena consapevolezza che tu, l'ha detto Paolo, sei il più piccolo tra gli apostoli e non sei degno di essere chiamato apostolo. Ma Dio ti ha scelto e ti ha inviato nella successione apostolica a guidare la porzione di chiesa di Campobasso Boiano, dopo padre Giancarlo Bregantini. So che sei cosciente che per grazia di Dio, però, sei quello che sei e la sua grazia in te non è stata vana. E questo, d'altronde, è il motto episcopale che hai scelto e che accompagnerà il tuo ministero apostolico. Che tu ora sei diventato apostolo è pura grazia che ti accompagnerà durante tutto il tuo ministero, mentre accompagnerai il presbiterio, ascoltandolo, condividendo la storia di ciascuno, fatta di gioie e dolori, di dispiaceri e insoddisfazioni, di delusioni e ribellioni, di incomprensioni e giudizi, di lacrime e sorrisi. Con loro, come Paolo, sostenuto dalla stessa grazia, ti umilierai e ti innalzerai. Così accompagnerai anche ogni singolo fedele entrando nella sua vita, condividendo la storia personale, le attese, le speranze, curandone le ferite a volte inferte
in modo impietoso e ingiusto. Questo è il Vangelo che si fa carne e che non si è inventato da solo, ma continua ad essere trasmesso con lo stesso fervore, fiducia e speranza fino alla fine dei tempi. Carissimo Don Biagio, sei chiamato ad entrare nel recinto grande della Chiesa, di chiamare a raccolta il tuo gregge che il guardiano, il Papa, ti ha affidato, perché in questo tempo così duro e difficile tu lo accompagni nel cammino che farete insieme. Mediterai le parole che rivolgerai alla tua Chiesa e le vivrai per primo sulla tua pelle, perché diventino più condivisibili e più convincenti. Sarai guardato con gioia ed entusiasmo dal tuo gregge che ascolta la tua voce, ma anche, non dimenticarlo, con sospetto e giudizio. Conserva la tua lealtà e il coraggio nell'essere pastore che dà la vita per il suo gregge, e sempre sostenuto dall'ardore della preghiera, così come hai sempre fatto da prete nei diversi compiti che la Chiesa ti ha affidato, accogli quanto lo Spirito Santo ti suggerisce, non per accontentare né preti né fedeli, ma per tutti e ognuno sulla strada maestra, la via del Vangelo che Gesù stesso, annunciando la verità che fa veramente liberi da antiche e nuove schiavitù, ricevendo la vita divina che si è fatta carne come nutrimento, cibo di vita eterna. Ti affidiamo alla Madonna di Lourdes, della Bruna e alla Madonna Santissima Addolorata, che nella diversità dei titoli, come Madre degli Apostoli, pregherà con te e per la tua amata Chiesa. Ti proteggano San Bartolomeo, Sant'Eustachio, San Giovanni da Matera, Sant'Eufemia, San Potito e San Pancrazio nel tuo nuovo ministero apostolico. Ti affidiamo al venerabile Monsignor Raffaello delle Nocche e al venerabile Padre Immacolato Brienza, tanto caro ai fedeli di Campobasso. Ha vissuto 52 anni nel letto della sofferenza ed è stato consigliere segreto di tanti vescovi, anche del nord Italia. I tuoi cari genitori, Pietro e Gina, esultano insieme alla Chiesa Celeste che entra in particolare stasera in comunione con noi, Chiesa Terrena. E infine dico a te le stesse parole che dissi a Don Rocco Pennacchio. Il 2 luglio, il pontificale della festa della Madonna della Bruna, tocca a te quest'anno presiederlo. Così sia.